Ciao a tutti amici di YouTube, oggi facciamo un video unboxing, però prima di iniziare questo video sapete che ci vuole la sigla, così almeno apriamo il video e si inizia. Qua bentornati, ecco qua, e oggi faremo un unboxing delle nuove cuffie che mi sono comprato a Bluetooth. Le ho comprate per il mio cellulare perché non volevo le cuffie quelle con il filo. Oggi le vediamo assieme a quella scatola. Ecco, questa è l'apertura. Qua troviamo, vabbè, qua è già aperta perché l'ho aperta per testarle, ma ve la faccio vedere. Ecco, qua c'è una specie di basetta del caricamento che si carica caricandolo con una semplice cavetto che mi forniscono. E se posso dirvi, si apre così. Si estraggono le cuffie, vediamo se riesco a estrarle senza far macello. Non sono tanto facili da tirare fuori, purtroppo. Ecco, ne ho tirato fuori una, questa per l'orecchio destro. Ecco, sono fortissimi, ma sono bellissimi perché veramente qua si vedete. Ci sono due spie, qua la rossa per indicare quando è scarica e l'azzurra per quando è carica. A meno che mi sono sbagliato, perché qua dice una è carica e l'altra è scarica. Si accende così, vedete che adesso spengo magari la luce così vedete meglio. C'è la luce blu, vuol dire che le cuffie entrambe sono cariche. E io vi giuro, sono veramente fighissime perché veramente mi trovo veramente bene. Adesso speriamo perché se non si scaricano. Allora, qua troviamo la plastichina, via, e qua troviamo il cavetto per caricarle, un cavetto normalissimo. E spero che mi sentiate perché c'è rumore dell'acqua che è un po' rilassante. Si carica con questo, tiriamo giù questo e questo, via, si attacca così, vediamo se riesco a fare il primo colpo. Sì, ce l'ho fatto il primo colpo. No, le ho chiuse, porca miseria. E vabbè, pazienza. Poi qua bisogna ovviamente metterci una presetta a muro. Io uso quella del mio vecchio telefono, che tanto questo è il mio telefono vecchio, vado. Ah, ecco, ci sono riuscito. E poi che devo farvi vedere, poi vabbè, qua c'è la manualistica. E qua vi spiega in inglese, si apre più o meno così a ventaglio, e qui invece è scritto in cinese, che io purtroppo non so capire cosa è scritto, però vado meglio in inglese perché io l'inglese lo so. E non mi posso lamentare, diciamo che ho speso i soldi alla biocomanda. Ecco, adesso mettiamo via tutto, magari vi farò una breve clip che ho girato con la cuffia nell'orecchio, così almeno vedete meglio. Ecco, vi lascio al breve filmato che ho fatto. In questo modo qua vi faccio vedere una roba impressionante. C'è anche le spie. È azzurra per se è carico e rossa se è scarico, ma però è veramente una bomba. Io l'ho già testata e si sente benissimo, è una cosa fenomenale. E poi ci sono disponibili rossi. E poi ci sono disponibili rossi. Ecco, non c'è tanto da dire perché veramente io vi dico, mi piacciono veramente tanto queste cuffie qua. Infatti vorrei consigliarvele, andate nei negozi e provate a vedere se trovate delle cuffie così. Io le ho pagate
davvero poco, non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato perché non ho lo sconto mio qui presente, però sono una forza. E poi ci sono disponibili rosse, d'oro, cos'è d'oro? Boh. Ah sì, verde, il viola, il nero e il bianco. Io ovviamente ho scelto il bianco perché a me il nero non piace, perché io il nero lo detesto infatti. E poi per chiudere bisogna fare così. Bisogna chiudere così, ecco. Allora, c'è un suono hi-fi con una bella qualità, la riduzione del rumore che è essenziale. Questa è ideale per ascoltare la musica con il tuo smartphone, con il tablet, con il computer, con quello che hai, e ti si connette in automatico andando nell'impostazione telefono, bluetooth, e trovi questa funzione. Poi fa, ci sono scritte le specifiche, è scritto, adesso magari non so se riuscite a leggere, è scritto modello i7 Mini OS, versione wireless 5 volt più EDR, non so da cosa vuol dire, non sono un elettronico, perdonatemi. Indipendenza altoparlante 32, sensibilità elettronica 42 dpi, boh, non so perché non so queste cose qua. Frequenza 2,40 GHz, capacità della batteria 65 oppure 960, boh, non so. Allora, i parametri sono invece, che adesso purtroppo non riuscirete a leggere perché purtroppo è scritto in piccolo, è scritto temperatura di lavoro dai meno 10 ai meno 55 gradi. C'è un ingresso da 5 volte, distanza che può stare distante da te, sono 12 metri, e il tempo di ricarica, no, sul tempo di riproduzione sono di 5-6 ore massimo. Tempo di ricarica sono 1 o 2 orette circa. Il tempo di standby sono 100 ore. Ecco, questo si presenta le cuffie. Vediamo un po' che qua è scritto aerofoni stereo musicali. Quando l'auricolare va al 6 il coperchio pop-up, poi hai la funzione pop-up del sistema che come è veloce. Ok, qua vi ripeto, qua vabbè sono. Wi-Fi, rumore, ascoltare musica, ascoltare funzione automatica, come nel dossier. È utile anche per rispondere alle chiamate in arrivo, perché se qualcuno ti chiama, almeno premi il pulsante, che adesso mi sono anche dimenticato di farvi vedere, perché io veramente sono veramente, ecco, l'ho richiuso un'altra volta, perché devo riaprirlo, eccolo. C'è questo pulsantino qua, che se tu per esempio ti suona il telefono, tu fai così e suona e rispondi alla chiamata e basta, che fai poi puoi parlare tranquillamente. Ma sono una figata veramente pazzesca, infatti vi dico, io le ho provate ieri sera le ho provate, veramente di giuro mi trovo veramente bene, ma vanno veramente da Dio ste cuffie. Infatti è andato anche bene, ci do una nuova scatola. Ok, e niente ragazzi, questo è il video unboxing delle mie nuove cuffie. Oh, mi sono dimenticato di dirvi, non è con i fili, è senza, non è neanche fili, ma è una roba veramente bellissima. Infatti sono contento di averle comprate. E se avete voi anche voi delle cuffie magari senza fili, mi dite se vi trovate, se vi hanno le stesse protezioni con le mie oppure no. Vabbè, il video qua si chiude e ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, statevi bene. Oggi questo video qua lo vedete il... aspettate che guardo la mia agenda, perché sapete che io sono mezzo imbranato. Non mi ricordo ancora l'agenda. Allora, aspetta un momentino. Sì, ciao, ho aperto tanta roba, vabbè, pazienza. Ho aperto. Allora, al 19 iniziano a uscire gli altri video che ho appena registrato e editato, che sono pronti per voi. Questo video qua, oggi siamo il 6 agosto, cioè di martedì, lo vedete uscire il 29 agosto, se tutto va bene, se non ho altri video in programma, e oppure uscirà il 3 settembre, ma adesso vedremo come organizzarsi.
Vabbè ragazzi, vi saluto, spero che questo video qua vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, commentate e soprattutto ditemi come vi sono sembrate queste cuffie qua. Se vi piacciono qua i video unboxing me lo dovete dire, perché così almeno so se potrò ancora prossimamente, più avanti, roba così, ok? E chiedo scusa se vedete la gamba del cavalletto, ma momentaneamente purtroppo sono da solo, non ho ancora una persona che è in grado di darmi una mano, ma non preoccupiamoci, quindi accontentiamoci. E che dire, qui è tutto da Gigan, non ci vediamo presto con un altro video. Ciao.